E bella a tutti ragazzi, qui Wolf, benvenuti a questo nuovo live. Oggi siamo ritornati con un altro gameplay su Battlefield 4, che si era cercando di sfruttare la vita il più possibile, ma da fare più gameplay possibili. Quindi a questo proposito, che sì, ve l'ho detto comunque, proposito, questi qua non so quando li caricherò, visto che comunque adesso sto cercando di sfruttare il più possibile questa beta, voglio fare una vera di top, comunque la chiusura, vabbè, fare un video quindi un po' speciale. A fine sarà una partita comunque dirò che sarà penso o comunque sarà quindi il giorno prima che si mangia fino al 15 che forse o martedì o mercoledì, io lo farò penso sul lunedì, beh ragazzi comunque quando, non fate anche quando l'avrete, quindi sarà comunque cercare di farvi quello che sarà alla fine l'ultimo video sulla beta, che naturalmente no, non credo di caricare quando chiuderà la beta, visto che avevo fatto tipo qua quanto sarà, boh, non so se sarà forse il quinto video, se pensate un attimo, beh appunto abbiamo sì il quinto video, non abbiamo neanche fatto una settimana, quindi ragazzi poi ovviamente non so quando l'avete, come vi ho detto, quindi poi comunque ragazzi per questo punto qua vedremo. Poi ho provato a parlare, beh, cerchiamo adesso di fare una partita molto insolente, la scorsa, boh, comunque ho detto così, poi comunque è riuscito a fare una partita abbastanza bella, penso sia stata una delle mie migliori partite sulla meta, almeno fino a quando l'ho visto questo qua, nel senso che poi dopo non lo so, ma se non saprò dire se sarà stata la mia partita migliore oppure no. Mamma mia, la doppia, c'è quello lì, cosa in tensione, ragazzi, ne ho fatti poi tre, però doveva venire in tempo da farmi fuori, lo sapevo, vabbè, poi ti devo indicare, i miei compagni sono un po' infilati, no, stanno conquistandoci, no, non voglio, ma cosa? Boh, cosa vuole fare sto qua? Lo sa soltanto lui. Comunque con la strada delle, per adesso, per quanto riguarda le bandiere sono messi non proprio benissimo. Secondo me stiamo perdendo anche sta qua. E faccio la mia classica entrata ad effetto. Dato l'effetto che mi hanno fatto uccidere tipo 5-6 volte, 6.000 forse di più, non sono stato di contare, lo ammetto. Se avete capito che mamma mia quanto sono storto con la mira, e che in SD vi assicuro ragazzi non è così semplice, dai fallo fuori, cevo. Se non riuscivo a farlo fuori da quella posizione, io mi sarei personalmente abbastanza preoccupato. 32, non guardiamo il risultato, qui c'ero. Così qua. Voglio siccome penso che aver capito, qua. In alcuni casi, non sempre fortunatamente, sarà possibile utilizzarla, no sempre, comunque stavo dicendo adesso sarà possibile usare la pistola in acqua, tanto per dire, però vabbè, ricarica velocemente, che non sono fatto uscire dannazione, che poi ancora, ma lo ricarico, chissà dove cavolo poi è salito a questo proposito. Ma l'hanno ucciso oppure no, non l'hanno ucciso, cagliano in tre con lo scalo. Sì, sto giocando abbastanza male, l'ho ammetto, ho iniziato bene, poi sto continuando a peggiorare. Ragazzi, a questo proposito, so adesso dove sono, più o meno. No, si stanno spostando. Vedete che si vede dal.
anche quando si spostano, perché è tutto uno che sta i vari spam che stanno facendo. E qui da bravi, abbastanza intelligenti, sono praticamente chiusi dentro, in modo che un altro per evitare che il pallestro alle spalle, mamma mia, scala. Ma che ci penso? Sì, dai, no, dai, continuo a dare supporto. Meno circo, perché si è buttato qua? Quindi è diventato B. Qua ci dovrebbe essere un nemico, anche se credo che ci ha fatto fuori. Comunque è giusto che sia. Qua la domanda l'ha fatto l'amico. Che era, se a quanto pare quel bug lì, credo che non lo risolveranno sicuramente durante la beta. Il che comunque la mia mi sembra abbastanza giusto, perché la beta è un esperimento, non è il gioco completo. Nel gioco completo spero di non trovarmi questi dannatissimi bug. Che faccio? Comunque sono niente, come stavo dicendo, spero di non trovarmi questi bug, perché non è che siano proprio il massimo della vita trovarsi questi bug qua in un gioco completo, in una beta. Alla lunga se non ci parla non dovrebbero esserci, ma ora questo qua solitamente suona quando entra un nemico amico, non so, suona quando entra un tizio armato. Qua sono tutti armati, tutti armati, che sia con una pistola, che sia anche con un coltellino svizzero. Se la siete visto la famosissima battuta sui coltellini svizzeri su in Brasile per Company 2, penso che ritornerà sempre, è quello che è stato. Ma immaginate anche che mentre io e Jacopo Mix siamo stati quanto poco se lo ricorda, abbiamo veramente un intero pomeriggio a montare, fare tutte le scritte, è stato veramente un lavoro veramente lungo. Ragazzi, comunque alla fine ci hanno fatti, guarda, abbiamo fatto abbastanza bene, e quindi già a questo punto, vabbè, non ti identifichi quando lo rifaremo, perché non ne abbiamo la minima idea, perché veramente è stato un lavoro veramente lungo. Con l'RPG l'ho fatto fuori, da? Ce l'ho con l'RPG, ma sicuramente evitato, perché l'RPG mi ha danneggiato veramente tanto. Sì, vabbè. Ora, l'importante, ho trovato un'inizio di bonus, comunque l'importante è che non muoia tutta la squadra. Proprio l'importante. Ma ne ha meno uno, così che non ci riesco ad avere tutto. Tu aspetta la storia, è stata una spiegata di... Sì, vabbè. Ma che cavoli! E comunque è stata abbastanza sfiga. Anche perché, ragazzi, ammetto, non me l'aspettavo di trovarmelo lì. Chi è che, cioè, vede, guarda, come mi ha sparato di dietro, io non ho ancora capito se sia, cioè, problema tecnico, cioè del tipo che proprio lui che non riesce a calcolarti, oppure mi hanno veramente sparato da dietro. Ora, comunque, di sopra c'è uno, perché io non ho veramente idea di come far fuori, dannazione, quant'è che sono... Non ho fatto proprio niente. Stava sparando. Questa partita qua non è delle mie migliori partite. Cioè, mi sono fatto più male io che lui.
No, con la LPG. Ma quando fa cazzo, avete visto? Mamma mia, granate a casa forever. Devo lanciarne di più a casa. Che vi assicuro, ragazzi, che io faccia fuori uno con una granata, le probabilità sono abbastanza basse. Qualcuno, ma che siamo bloccati, per quanti ne abbiamo? 3 o 4. Ci stanno veramente... No, dai! Quanto cavolo... Che bello, sono in negativo. Ah no, allora, facciamo una cosa. Entra qua. Per favore, non muoia proprio. Che morto. No, adesso voglio fare una manovra. Ma come adesso che tanto sono dello schifo. Adesso cercherò di salire là sopra e tentare di almeno... Vediamo qua quant'è che sono. 7, 9. Devo portarne con me almeno 10, almeno 3. Almeno. Ce la faccio anche di più, se non voglio mi faccio un favore. Poi la moto, tutti visto la moto è abbastanza strana. Moto in una moto schifosa, poverino. Ma è un nemico, quindi chi se ne frega. Perché stanno sparando delle raffiche apparentemente a caso? Poi, infatti, è tutto fuorché a caso. Qua non credo che sparino delle raffiche a caso, e vi assicuro che da quello che vedo si qua giocano veramente sul serio. Perché io, cioè, se fossi stato, aspetta, non lo stavo dicendo, se fossi stato normale forse mi sarei buttato, ma visto che sono in live devo recuperare. Ragazzi, datemi una mano. Ok, ragazzi, azione alla Rambo Arnold Schwarzenegger. Qua chissà perché, quant'è che sono? Che bello, caro ragazzi, almeno un merito, tanto muoverò quasi sicuramente. Mamma mia, la sto recuperando, forza. Ora, il mio obiettivo è la mitragliatrice, che come penso potete aver notato è controllata da qualcuno che non so chi sia, personalmente non me ne frega niente, ma perché non mi ha lasciato? Oh. Aspetta, stavo dicendo, sono riuscito a prendere. Sì, questa qua la partita devo ammettere. La prima cosa ho fatto comunque, cioè non ho morti abbastanza, cioè morti per modo di dire, ne avevamo battuti abbastanza velocemente, adesso meno. Cavoli, no, però sapevo che ero un nemico perché o avevo una mia schifo proprio pinosa, se non sarei morto. Da questa distanza qua non ho ancora provato normalmente i cecchini. Comunque. Li userò prima o poi, quindi non credo, ma perché ti muovi? Vabbè, comunque stavo dicendo, ho provato i cecchini, ma credo che con tanto danno, che il danno fino a 100 tipo, quindi non è che sono un bando dell'M40 e l'altro col più che mi incontro, io mi comunque sono 7,62 per 10 stesso proiettili di Muscar, anche se giustamente fa meno danno, cioè con più danni rispetto a un scambio, capite che un'arma automatica che fa gli stessi danni più, cioè comunque un'arma che fa gli stessi danni a cucire cecchino, penso che nessuno la farebbe mai, cioè sarebbe troppo
overpower o comunque gli empleni sarebbe, cioè sarebbe tanto bello che tutti gli immigrati la mia parola, come siamo stati, come stavo dicendo, sarebbe una cosa abbastanza impossibile, mi sembra anche giusto. Che poi avevo notato che la CR, forse l'ho letto, forse non mi ricordo più, comunque, ha un fatto forse abbastanza intelligente, perché come sapete, adesso è come vedete adesso, quando entra, no, non so che entra, non lo fa niente. In cui stavo dicendo, appena c'è la CR, è un 6.5 grande, che sono poi per intenderci, sono poetti, adesso non vi saprei leggere loro, cioè, come sono fatti, perché, ok, sono nomi, ma non so, cioè, non mi so dire benissimo la loro lunghezza, comunque stavo dicendo, praticamente sono a metà qua, cioè comunque sono abbastanza, sono più grossi di quelli di un M4, e la CQR fa più accessi di un M4, prendendo almeno. Quindi per questo motivo l'ho detto, mettiamo gli stessi danni che sono visto del fucile d'assalto comunque nella K12 perché stavo dicendo, perché comunque stavo dicendo che comunque nella serie più nome, perché comunque lo SCAR è un calibro maggiore, cioè che non vale il discorso per lo SCAR, perché come ho letto è un 762, comunque calibro maggiore, quindi capite come non si possa fare un esempio comunque di danno con un'arma di calibro maggiore, che infatti giustamente mi sembra che abbia qua, ma comunque ha più, sicuramente più danno, questo non me lo ricordo. Che bello, c'è un caso, un nemico. E questo è tutto fuorché bello. Visto che purtroppo nel supporto non c'è più l'IC4, devo scappare. Cioè, ragazzi, cioè, è inutile andare contro un carro. Non si è comunque come incantati, perché intanto non lo fate fuori. Il mio consiglio è quello di stare ben tranquilli, cercando comunque di. Comunque è scappato, perché non ne potete fare tanto, contro un carro non potete fare quasi niente. Vediamo questo qua, vabbè, allora potete fare qualcosa con il lanciagranate, quello di 6.25 del lanciagranate automatico. Questo lo so, allora, c'era anche il Call of Duty, comunque stavo dicendo, potete farlo, ma cioè, i 10 colpi che avete non credo saranno qualcosa. Anche soprattutto con Tanner, che adesso non vorrei dirvi una cavolata, ma sembra che forse c'è una, almeno i più potenti, adesso non l'avevo detto, comunque volevo dirlo, non posso domandare neanche non l'ho detto, e cioè che nel supporto non c'è più la, cioè quindi si dividono i forti, cioè quello che mi ha dato l'inizio si divide in due, cioè quello vabbè è normale che c'erano stati in back company con tutti quelli che stanno supporto. Vai naturalmente in spazio, se non accoltellare, non chiedetemi perché, non so anche cosa stavo dicendo, no, per un nuovo convito di osservare mi sarebbe sfuggito, comunque, comunque c'è quello che sembra essere quello normale, poi c'è quello che è questo coso qua, che come potete vedere, mi carica di un solo caricatore di un'altra arma, al massimo metto due armi, però, comunque non ho visto le cariche, cioè non ho visto garantire comunque si è caricato. Ve lo volevo segnalare perché comunque come stavo dicendo è una differenza, adesso sto facendo un sacco di incisioni, per fortuna che ho le munizioni, non saprei veramente ragazzi cosa fare, no, ma è strano perché comunque non ho le munizioni bonus. Adesso non so, stavo sentendo dei rumori, sembra quello di un cecchino, ma non riuscivo a capire cosa che c'era, cioè non riuscivo a capire se era un amico nemico. Comunque, ragazzi, ecco un'altra cosa, almeno secondo me sparare a caso non serve a niente. Allora, aspettate, adesso ve lo dico dopo, bisogna vederlo. Sì, c'è un amico.
No, non riesco a spostarlo. Comunque, convinto che tutti vedere. Guarda, se andavo giù non significa. Ah sì, ve lo lascio a voi perché io qua conto morire, tanto per il cecchino non ho proprio voglia. Ci sono due ragazzi che non riesco a vedere. È caduto tutto. Anche per cambiare un po'. Adesso devo mettere, stavo puntando molto sia Battlefield sia Call of Duty. Quello lì aveva, aspettate, quello lì aveva il green laser. Non so se l'avete notato, aveva il laser verde. Sì, ragazzi, l'ho sbloccato anch'io, però per il cecchino semi-automatico, purtroppo non posso usare. Adesso sto, comunque, ragazzi, allora adesso cercherò di sbloccarlo, poi farlo in video, che credo che teoricamente, da quello che ho capito, comunque come stavo sparando, comunque stavo dicendo, da quello che ho capito, ecco perché c'è il cecchino. Corri, non dà un bersaglio fisso, corri, non dà un bersaglio fisso, corri, non dà un bersaglio fisso, dannazione. Sto qua, mamma mia, vabbè, ho danneggiato per colpa di me, per colpa del cecchino, comunque sono buono, comunque sono riuscito a recuperare. Aspetta, uso questo qua, perché questo qua, perché così andiamo a far fuori i cecchini, e poi comunque anche lui è cecchino o scout, se preferite. Io sono abituato a chiamare cecchini. Comunque ragazzi, alla fine lo vuole sempre lo stesso. Che siano scout, il compito è lo stesso. Dove mai? Sapevo, mi sono fregato l'elemento sorpresa. Mi sono fregato l'elemento sorpresa. Per lo scemo di suono, non so neanche adesso sparare, senza caricatori su caricatori. Cavoli. Adesso vorrei vedere, non vorrei che durasse l'ora, vediamo quanto dura questa partita. La sua schiata sta durando abbastanza. Quindi non vorrei stare qua. Vorrei stare qua 40 anni, comunque mi sa che per farmi un po' lungo, perché poi ci mette 40 anni a caricarlo. Con la mia bellissima connessione, che fa abbastanza schifo. Ma intanto la connessione che comunque mi sono direttamente collegato con il wifi, quindi sa tutti come wifi comunque mi dice tra. Sì, in realtà vabbè, se lo stavo facendo andare da supercarico, non mi ha se ne trovo soltanto di tutti i vari cose col Photoshop che abbiamo fatto. Forse per fare un solo video abbiamo un po' esagerato, non per dire, ma per fare un solo video secondo me abbiamo esagerato. Ma fa niente, comunque è abbastanza bene. Mia ragazzi, qua la situazione dei cecchini sta peggiorando continuamente. Stato promosso livello 5 privato con trasferito, cioè almeno qua comunque il livello conta fino a un certo punto, visto che poi calcolo su di un po' come sono cambiate, ma sembra che comunque non, cioè almeno nella beta il livello non sblocchi niente, sblocchi tutto con altri sistemi. Adesso no, adesso si può questo quadro quando sono in carica, sono. Però per guardare l'anno ci sono, vabbè, il numero di uccisioni per sbloccare gli accessori insieme ai battle pass, o battle pass, sì, schifoso. Poi altra cosa, per sbloccare gli uccisioni bisogna utilizzare, bisogna fare punti con quella determinata categoria di armi. Poi per battere dal punto di vista per sbloccare qualcosa, qualcun altro. Allora, questi momenti sono quelli un po' le classiche, però non vorrei solo con questo sistema qua. Non si bloccano le. Questo passo è. Io vorrei sapere cosa sta facendo questo qua, vabbè.
stavo dicendo, si inizia adesso con questa cosa che si sprofano, effettivamente sono quasi in... Certo, spine si potrebbe quasi parlare tramite quelli di soliti bambini di squadra che c'erano, che alla fine potrebbe quasi chiamare e rinchiacciare per affrontare comunque delle scene di punti in stile Black Ops 2 o Medal of Honor, anche se sono abbastanza diverse. Vediamo di ritirarci un po' qua, di stare ad aspettare, ma da vedere come si evolve la situazione. Sembra che la partita stia per finire. Sì. Qualche ci penso, comunque conquistare questa maniera qua non ci servirebbe, mamma mia. Comunque ragazzi, 99-0, poi tu sì, penso sia stato uno dei video comunque abbia fatto sulla beta di Battlefield 4. Oh, come al solito vi dico, cioè basta, si è comunque completato tutto, quindi ragazzi 17-11, comunque bella da Wolf, ci vediamo alla prossima. Bye.